E ciao a tutti ragazzi, qui Endergar che parla e bentornati in questo nuovissimo video di LEGO Worlds. Che anche questo è un gioco che non faccio da un bel po'. Ebbene però, prima di iniziare voglio chiedere per chi magari di voi ha LEGO Worlds il motivo per cui quando io entro mi fa il caricamento che sono lei? No, non avevo messo questo personaggio, non me lo ricordo. Mi è venuto in mente un personaggio molto a tema che potremmo prendere. Un attimo. Beh, nel frattempo vi dico quello che vi stavo dicendo è perché quando io entro c'è un caricamento, ok? E fin qua siamo. Ma perché mi dice che io lo posso saltare? Cioè, perché fai un caricamento che poi in realtà non serve a niente? E perché lo puoi saltare? Oh, comandante Romano, molto meglio. Possiamo... Sì, mi sa che l'altra volta avevo rapinato questa banca. Va bene, possiamo andarcene. Sono un po' lentino, Romano. Ah, ok. C'è ora corre. No, Briochina. Io ce l'ho questo set Lego del bar. Allora, cosa potremmo fare? Ci sono due mucche che si distruggono vicino. Ragazzi, chi vincerà? Chi vincerà? Di pochissimo. Mamma mia. Ma cosa è il coso della benzina di fianco? Ma cosa? Ok, siamo contro un muro. Ragazzi, allora io ero venuto qui perché mi segnava che io ho ancora una città da esplorare. Ebbene, adesso che qua comunque abbiamo esplorato tutto qua. Oh, cosa sta succedendo? Questa città mi sembra un po' pazza per questo motivo. Io mi prenderò un bel veicolo. Bello, chissà quale. Quello dei pompieri. Così possiamo inosservati. No, ok. Passiamo così. Chissà se questo spara anche l'acqua. No, purtroppo no. E possiamo, ragazzi, andare verso una nuova città. Che io non so però adesso dove si trova. Io ne ho trovate due. Una è di qua, quindi io metto il punto di qua. Ok, in questa maniera segno che la città che devo cercare è dritto davanti a me. Non è questa, vero? Mi segna questa, aspetta. No, invece mi segna questa. Forse... Però guardate, mi segna città che ne manca una. Se andiamo verso di qua, non so cosa dirti. Potrebbero fare che spara l'acqua, però sto premendo tutti i tasti, stavo dicendo, ma nessuno mi fa sparare acqua. Uffa. Questi sviluppatori. Ah no, non va bene. Ma è vero che l'ultima volta qua abbiamo trovato anche il Monte Rushmore, se non erro. Se non mi erro, eccolo lì, infatti. Con una roccia lì che non so cosa sia. Va bene. Possiamo passare in mezzo a questa fitta foresta, che mamma mia. Mamma mia, io amo questi giochi Lego. Passeggiare qui in mezzo alla foresta è bellissimo. Però a noi questo interessa poco nulla. Ma c'è una cosa strana sulla mappa. No, così non si vede. Ragazzi, ma se guardate la mappa, c'è una roba di colore strano. Boh, ok. Proviamo a salire. Ma non c'è nulla. Boh, non lo so, un bug, qualcosa del genere. Qua c'è il nostro missile che ci ha portato in questa bellissima, in questo bellissimo mondo sopra la galassia. Ah, le pianure. Aspetta, le pianure, quindi vuol dire casse e città. Là vedo la città. Perfetto. Però se io riuscissi ad atterrare correttamente... Oddio, sto spawnando gli zombie, meglio che me ne vada il più presto possibile. No, ho schiacciato un albero, non so se volevo. Sì, però in effetti se avevo fatto con gli zombie... Possiamo, ragazzi, guardate. Yes, vai, ci prendiamo la cassa. Ha una tomba, non sta neanche suonando.
Se tengo premuto E non la suona. Vale, basta. Ah no. Vai. Questo era proprio quello che ci serviva. Non ne ho tipo 3 milioni, figuratevi. Ah, ma ragazzi, la prossima notte... Oh no, mi è caduto. La prossima notte vendiamo un sacco di roba e ci facciamo un sacco di soldi, ragazzi. Perché ho un sacco di doppioni e devo venderli e ci faccio un botto di soldi. Ma perché trovo le città fatte a schifo? No, ragazzi. Cioè, guardate. Questa me la segna come città. Città. Cioè, per farvi capire. Cosa possiamo prenderci? Cioè, ragazzi, 1 milione di oggetti. Vediamoci un oggetto leggendario che ci sta anche bene con noi. Eh? Io voglio oggetti leggendari. Allora, io voglio vedere. Non hanno il municipio. Vediamo se c'è il presidente, allora. Aspetta. Buongiorno. Ragazzi, voi vedete qualcuno? Se l'ha messo sotto, magari... Non c'è neanche la segretaria. Vabbè. Sì. Ah, era ricco questo presidente. Presidente dell'America. Questa è la grandezza dell'America, ovviamente. Sì, sì. Posso sfondare la campana proprio in segno di guerra. Oppure, per un segno di guerra, diciamo che si possono fare tante cose, come un bombardamento. Un bombardamento. Allora, come funziona il bombardamento? Funziona così. Allora, ragazzi, io non posso trovare sempre, maledizione, le micro città. È impossibile. Volevo parlare con il presidente, potevamo costruire qualcosa insieme, ma il presidente non... Vuoi la rissa? Cosa è successo? Cioè, rissando? So, per dire una roba che neanche esiste nel mondo. Cosa è successo? Boh, non so neanche io cosa stavo per dire, ragazzi. Papà! Sfiorato la macchina! Scusami, mi fa troppo ridere. Vai! Oh, è la Madonna! Guarda questi soldi! È diventata notte, però non trovo... Ma questo era un mondo, non mi ricordo se questo era un mondo personalizzato, mi sembra di no. Però non vedo la mongolfiera, quindi mi sa di sì. Soldi, soldi, soldi. In realtà sono pochissimi tutti questi soldi che sto raccogliendo, non sono tantissimi. Ma guardali! Un topo mi sta picchiando, serio? Mamma, ma dai, ma morire! Oh, ma cosa fa questo? Anzi. Ok, questo coso per l'uomo non puoi immaginare. Ebbene, se tu rimani qua ad aspettarmi, sai? Sì, c'è un bug. E è tipo la cosa più potente del gioco. Se tu salti, spari, puoi sparare un doppio colpo a raffica. Non è, ok, la cosa più OP del gioco, ma se usata con gli oggetti giusti, come questo, è potente, essendo che in 3 colpi, di cui 2 sparati a raffica, guardate cos'è che ho creato. Ok, beh, guardate, ho sbagliato anche. È circa, non è proprio così, prendo la casa, vero? Non è proprio così, però ok. Qualcuno tra l'altro aveva una cassa dai soldi che ho trovato. Ok. Ottimo. Adesso cosa facciamo? Facciamo caramelle sulla gente. Ah sì, è vero, fa tutto rosa e lancia caramelle. Ho modificato, non mi ricordavo così. Dopodiché sto pensando, ragazzi, che possiamo cambiare mondo, ragazzi. Quindi torniamo al nostro razzo blu, ok, perfetto.
Ah, tra l'altro, piccola curiosità, che se noi prendiamo il... c'è l'attacco, la pistola d'acqua che io non trovo, potete fare questo. E oltre che diventa tutto acqua, e vabbè ragazzi, però con la pistola d'acqua si spegne. Bellissimo. Bellissimo. Aspettate, ma col fucile a lava, no? Si riaccende? No, l'ho mancato. No, perché più che mancarlo spara come vuole lui. Si accende. Sto creando un'eruzione vulcanica. Quindi forse è meglio se me ne vado. C'è un muro. Oddio. Ok, cosa stanno vedendo i miei occhi? Ho preso dei mattoncini e... un mattoncino, va bene, d'accordo. Q, ok, sto prendendo tab per quello. I Pugs, ragazzi, il nostro razzo magnifico che si chiama Pugs. No, voglio creare un mondo casuale, si chiama Doranxy666. Esiste solo questo, vero? Ah, che bello, dobbiamo andare in un mondo che si chiama Dora. Dora, sì, 666. Se era Dora era anche meglio, no? Aiuto. Sta già caricando, ragazzi, è già al 6%. Le bellissime stelle sfocate dietro, nello sfondo. Il mio martello che sembra lo sta anche compenetrando malissimo con raggio, ma forse no. Ok, sta caricando velocissimo, velocissimo. Ragazzi, flash nel caricamento? 96, 97, non ho neanche visto cos'è che ha detto. Ah, perfetto. Spaccate una leva. Adesso cadremo, moriremo. No, l'aria è aggiustata, meno male. Allora. Siamo a cadere. Ok, però c'è un deserto, ma c'è un... Questo, ragazzi, è l'inizio del bioma della spazzatura. Bellissimo, due robette, ma dai. Ragazzi, io cancello sta parte perché c'è viva l'inquinamento. Ma dai, ma su, ma questo è un mondo personalizzato, quindi possono arrivare città, blocchi d'oro. Non c'è né città né blocchi d'oro, ottimo. Non ci sono dungeon, perfetto. Questo spaccando il tiravo qualcosa, è già soldi, no. Scusa, scusa. Scusa, amico. Non volevo. Olè. Questo esplodeva. Eccolo qua. Ho ucciso il serpente. Oh, però raga, basta, mi si apre il coso di Steam, maledizione. Allora adesso io voglio vedere. Abbiamo personalizzatore. E ci mettiamo un bel cowboy, raga. Si è spawnato qualcuno. Cowboy, eccolo qua. Cowboy, ci mettiamo la pistola per fare questo. Perché... cioè, voglio dire. Dobbiamo rimanere a tema, ragazzi. Se si trovasse la pistola del Far West, magari. Prova. 5, no. 5 pistole del Far West. Ma cos'ha? Ha un seme magico? Ha un... no, un seme normale mi sembrava. Dai, dammelo. Grazie. Lo usiamo anche subito, ragazzi. Vediamo cos'è che fa. Non mi ricordo più cosa faceva il seme. Praticamente lo posso tirare. Tipo là. Ah, sì, creavo gli alberi. È vero. Ma basta tirarli. 14 mele d'oro. Grazie. È carino però questi due alberi messi qua. Mi ero incastrato dentro, però vabbè. Cassa, 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 cassa. Dammi la pistola d'acqua, dammi la pistola d'acqua, un'arma leggendaria che non ho. Ti prego. Spada di no, ti volevo. Ti ho già miliardi. Milioni, milioni, milioni. Con mio dispiacere siamo in un'isola.
Sì, anche a caso sbaglio. La sua voce no, forse no. Quindi come la soluzione. Ebbene, adesso possiamo spawnare un veicolo. Barca propulsione dello scagnozzo. Non lo so. Ma sì, questo della palude mi sembra ottimo. Ok? Intanto siamo un cowboy. Forse non è proprio in effetti la cosa più adatta, però. Yeah! Allora. Una roba che nuota, un cavallo che nuota, ottimo, va bene. Teoricamente ci sono anche i fondali marini. E ragazzi, io non mi ricordo più se andando sui fondali marini sotto c'è l'ossigeno. Sì, c'è l'ossigeno. Se io mi prendo un personaggio che può andare sott'acqua, tipo, ma perché adesso voglio vedere così. No, non ci credo. Non consumo ossigeno. Ragazzi, è perfetto. Allora, dobbiamo prenderci un veicolo che possa andare sott'acqua, ma possibilmente sia piccolo. Non deve essere enorme, tipo questo. Dobbiamo muoverci bene sott'acqua. E so cosa usare. E ci sarà veramente comodo. Però non mi ricordo. Il predone dei rettili si chiama. Ok, questo va sott'acqua? Sì, questo sì. Mamma mia, questo ragazzi è tipo la manna dal cielo per quelli che amano le cose sott'acqua. Cioè ragazzi, è bellissimi i fondali marini Lego, cioè. Ah, anche retromarcia! Cioè ragazzi, la retromarcia. Bombardiamo i monumenti oceanici, cioè la madò. Sto sfondando tutto. Guardate quanto è OP. Ok, perfetto. Una volta per prendere le casse non potevi farlo sott'acqua. Dovevi assolutamente avere almeno un blocco d'aria. Era tipo complicatissimo. Era tipo la cosa più difficile del mondo. No, no, non voglio un fucile. Cosa lo uso sott'acqua? Non sparerà neanche. Vai. Allora. Sto schiantando anche sul niente perché non c'è niente. Va bene ragazzi, io direi comunque che per questo video è tutto, da PieneGuard è tutto e ci vediamo ad un prossimo video. E se volete posso già farvelo domani, un prossimo episodio. Oh la madò, sono sempre sorpresa dalle esplosioni Lego, perché sono anche troppo, potrei dire. E qui esploriamo i bellissimi fondali marini Lego. Quindi scrivete, ovviamente qua sotto nei commenti lasciate like e iscrivetevi, così io capisco se o non volete un altro episodio. Quindi ciao.